qui Bordighera TV e siamo nella sala Biribizzi del Casinò di Sanremo al termine della conferenza stampa su Expo di Milano, insieme al sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola e l'assessore di Ventimiglia Guido Felici. Sindaco Gazzola, quali sono le aspettative per il comune di Dolceacqua per quanto riguarda l'Expo? Allora, aspettative difficili da immaginare visto la grandezza dell'evento al quale partecipiamo chiaramente per la prima volta, quindi è un evento molto molto importante, i numeri di presenze sono molto elevate e il riscontro lo si vedrà sicuramente nei tempi futuri. Credo che però il primo risultato importante sia aver fatto un lavoro di gruppo, di territorio, già da mesi lavoriamo, di cui il Comune di Ventimiglia è capofila, di un accordo tra i comuni di Ventimiglia per la promozione turistica del territorio. E siamo riusciti in qualche modo a convincere Sanremo a credere anche lei a questa iniziativa di offrire un territorio, come detto prima, a 360 gradi per 365 giorni l'anno, quindi costa, entroterra e montagna, con un'offerta turistica di qualità che credo che sia un'offerta turistica vincente. Quindi il primo risultato che abbiamo ottenuto è proprio questo. Ecco. E per quanto riguarda invece il Comune di Ventimiglia, l'assessore Guido Felici. Dunque, l'amministrazione di Ventimiglia, insediata da poco, ha puntato molto nell'asset turismo. Abbiamo pensato che in qualche modo la società sta cambiando, l'economia sta cambiando, crediamo che il turismo in qualche modo debba essere una risorsa che fino ad oggi a Ventimiglia in realtà è stata un po' delegittimata. E una delle prime cose, uno dei primi passi è stato proprio di istituire questa sorta di convenzione con i comuni dell'entroterra e anche dell'altra parte dei comuni del litorale fino a Spedaletti. Expo non rappresenta che un'occasione, ma io credo che sia solo il punto di partenza, bisogna lavorare molto su questo e l'idea in qualche modo è quella proprio di continuare. Grazie per la vostra disponibilità. A voi.